simile. In molti film pornografici mettono delle ragazzine, lasciamo stare la pedopornografia che è ancora una roba gravissima, in molti film ci sono ragazzine molto giovani. Allora, sono molto giovani, la pornostar può evocare, simulando nel vestito e nell'atteggiamento quello di una ragazzina. Ok? Simulare però è Lei non l'ha mai maggiorenne. fatto quando era sui 25, sembrare più piccola? No, l'ho fatto anche per gioco nella mia coppia, per dire, non solo nel porno, perché le fantasie esistono, gli istinti sessuali esistono e non è, è difficile reprimerli, cioè le persone non è che si possono ammazzare perché hanno degli istinti diversi, anzi secondo me è molto utile e terapeutico poterli sfogare, perché è vivendo i propri istinti Scusa, che ma tu li che puoi cosa le cambiare. chiedeva al suo uomo? Di mettere le treccine, di vestirsi da Ma educanda? ci può stare, sì, non lo so, ma magari mi piaceva a me interpretare la ragazzina e lui la persona più grande. Cosa ne so, l'insegnante della Magari bambina andare ci può da uno stare, perché nella psicologo meglio, fantasia. gliel'assicuro, perché siamo nell'ambito Ma di una dalla psicologo perversione. cosa mi deve dire? Mi scusi, a parte che io ho parlato anche con psicologi, ma Sì, una che volta che cosa le uno hanno mi detto? Uno bravo, spero. Ma guardi, non lo so, sicuramente forse meglio del suo, perché con lei non è che ha raggiunto grandi risultati. Allora, io quello che le voglio dire, Meno male no, che mi non la scusi, ma conosco, una donna può che parla ancora dirlo. solo che si deve fare sesso per i sentimenti, quando è palese che l'uomo ha un istinto, una sessualità che non è legato solo all'emozione amore, è legato all'emozione piacere. Con quegli istinti lì, cosa dovrebbe fare la Ma persona? il Reprimerli? piacere fra due Reprimerli? persone non significa andare sui marciapiedi o su Allora, internet lei ha a fatto un caccia di discorso diverso minorenni, prima, io capisce? mi sto agganciando Perché a un quegli discorso che uomini lei ha hanno in fatto. testa un sesso che non è il sesso normale fra due persone che si conoscono e hanno piacere di stare insieme. Hanno in mente un sesso da cui sono bombardati, ma non solo dai film Io non sto porno, parlando dalle che la immagini della prostituzione, pubblicità, dei soprattutto quella media, minorile, è da giusta, un perché non voglio che passi marketing. questo discorso qua. Sì, però Non sto Candida dicendo questo dice. che. Spesso i film porno trasportano poi, spingono a alimentare fantasie. E No, lei dice, perché io non sono per le alimentano il fantasie. film porno, semplicemente crea fantasie e situazioni particolari, ma uno seleziona la fantasia che ha già dentro di sé, che ha già interiorizzato. Cioè non è che Ma guardando i lei film di porno gli suo, cambia la lei dice mentalità. che Candida non ha fantasia, questo mi sta dicendo? Ma evidentemente lei è una donna molto sentimentale e vive l'amore, però Ma può non lo avere so. anche Non fantasie. discuterei di Spero che questo, abbia anche perché. fantasia, però la fantasia, voglio dire, la può portare a fare anche qualcosa di diverso, di più Io dico una particolare, no? cosa, Massimo, se mi permetti, cioè veramente più generale. Siamo bombardati da immagini erotizzanti. Lo siamo con la pubblicità, con il cinema, perché c'è un meccanismo molto Cioè, questi semplice. uomini in fondo usano queste immagini per portarle poi nel loro privato? Cioè, subiscono queste immagini Subiscono queste immagini, se ne vogliono appropriare un modo nello specifico di appropriarsi della giovinezza e di comprarla, così come quando vedi una pubblicità di un profumo dove il desiderio di quel corpo ti deve spingere ad avere il desiderio di comprare il profumo. Siamo talmente bombardati da tutto questo, Massimo, che oggi che il desiderio massimo di tutti è Però mantenere l'eterna giovinezza, questi uomini impazziscono, pensano di poterla Così comprare dando sembriamo che le 50 euro a una persone sono un ragazzina. branco di pecore, cioè quello che gli fai vedere fanno. Cioè, a me non mi piace pensare che la società sia messa a questo livello. Io penso che al di là degli stimoli che una persona riceva, abbia un cervello per elaborarli. Ma Cioè, se allora vai sono con una tutti idioti, quindicenne, Vittorio, stiamo Vittorio, un parlando del livello attimo, sociale delle Vittorio.